Assolutamente sì, è chiaro che la squadra che ha dominato il nostro girone dall'inizio alla fine del campionato, sapevamo e sappiamo bene che squadra affrontiamo in questa serie, e devo dire hanno giocato una signora gara 1 con grande intensità, punendo le nostre debolezze lungo i 40 minuti, quindi complimenti a Davide e alla sua squadra che hanno giocato e vinto meritatamente gara 1. Parecchi sensazioni senza lunghi, forse per allargare il campo, cioè ha scelto di giocare senza mettere un numero di gol che ha per allargare il campo. Sì, anche perché avevo visto che la partita ormai era indirizzata, quindi anche per far riposare qualcuno, noi Bay è l'unico lungo che abbiamo nel roster, quindi ovviamente una volta che lui esce giochiamo sempre molto piccoli, è un po' la nostra caratteristica dall'inizio dell'anno. Poi quando ho visto che la partita si stava incanalando verso Roma ho preferito tenerlo fuori, ecco. E per gara 2 non le chiede chiaramente il piano partita, ma cosa proverà a correggere per tentare? Ma sai, comunque noi abbiamo poche armi da sfruttare contro una squadra forte come Eurobasket. Sicuramente possiamo fare meglio di stasera in attacco, dove la palla è stata tanto ferma. Se noi teniamo ferma la palla contro una squadra fisica e forte come loro, poi finiamo per forzare i tiri, se forziamo i tiri loro corrono, eccetera eccetera. Sicuramente ripartiamo dalla nostra combattività, però dobbiamo fare un altro tipo di pallacanestro in attacco. Ma Eugenio, sono 2 anni ormai che lo conosco, che lo ripeto, ha delle qualità uniche, proprio a livello, come dicevi tu, oltre che fisiche, tecniche, anche morali, perché gioca sempre con molta intensità e è quello che ci provoca più secondi tiri quando la palla sembra persa, è quello che sprinta in contropiede. Oggi ha trovato 3 o 4 situazioni, anche noi abbiamo attaccato maluccio e ha trovato 3 o 4 situazioni da nulla, inventandole lui, attaccando bene uno contro uno. E è un giocatore imprevedibile e che ha quel tipo di forza, come dicevi tu, morale, insieme agli altri ha fatto sicuramente bene in difesa e in quel momento lì ci ha un po' sbloccato anche in attacco. Penso speriamo una cosa lieve, dopo ci ha giocato su anche qualche minuto e non l'ho visto particolarmente dolorante, però sicuramente andrà vista nelle prossime ore. Altro uomo, a parte Eugenio Fatto, insomma, è altro uomo che ti permette chiaramente di guidare la squadra, che penso che sia un giocatore poliedrico, può giocare in 3 ruoli, anche lui oggi ha dato quella spinta, che penso da 3 l'ha messo da 4, gli ha dato quella spinta con più. Un giocatore totale dentro fuori l'area da 32 che metteva la terra, per cui anche oggi lui ha fatto come al solito, gli ha dato la spinta. Sì, Nelson è un giocatore per noi fondamentale, insomma è stato un innesto fondamentale perché, come dicevi tu, copre 2 se non 3 ruoli addirittura. Nell'ultimo periodo ha giocato più da 4 che da 3 e quindi magari oggi ha fatto un po' di fatica a ritrovare ritmo da esterno puro anche. Empoli è una squadra che usa molto i cambi anche sulle uscite, sugli stagger, quindi ha avuto un po' di difficoltà a entrare in ritmo, ha sbagliato qualche buon tiro, però insomma, un giocatore per noi fondamentale che, se aumenta un po' le percentuali, diventa molto pericoloso. Un'ultima, tanti minuti per Pedrucci, ti serviva quell'arma per aprire la scatola, loro chiudevano bene l'aria, hai dato più minuti anche per questo, perché è un giocatore che permette di aprire la difesa. Sì, anche lui, insomma, entrando dalla panchina, ha avuto un attimo di flessione 2 o 3 settimane fa, dovute anche a qualche problemino
insomma, suo influenzale, un po' di calo di forma, invece l'ultimo periodo ha ripreso molto bene la condizione, si è allenato molto bene, oggi sempre quando è entrato ha fatto le cose giuste, penso che, come ha detto anche Giovanni, sia noi che loro facciamo le cose migliori quando muoviamo la palla, non la teniamo ferma, e lui è stato bravo ad attaccare in qualche situazione quando la difesa, diciamo, non lo aspettava. Ecco, noi dobbiamo ripartire sicuramente dalla difesa, dalla stessa difesa di stasera, ma anche dalle nostre soluzioni in attacco in quella maniera lì. Grazie a voi.